progetto che terminerà nel settembre del 2024, ha lo scopo di migliorare la coesistenza fra uomo e lupo su tutto l'arco alpino. Una delle azioni di progetto è il monitoraggio della popolazione di lupo sul territorio. Da ottobre a marzo una grande squadra di quasi 170 operatori ha controllato il territorio della città metropolitana alla ricerca dei segni di presenza della specie. La grande mole di dati ottenuta, nonostante tutte le difficoltà legate alle emergenze sanitarie del Covid, è il frutto di una stretta collaborazione fra enti diversi e volontari. È stato un bel lavoro di squadra dove ognuno ha messo a disposizione le proprie capacità e competenze. Fondamentale è stato il contributo dei volontari che hanno dedicato il loro tempo al progetto. Non potendo ringraziare naturalmente tutti gli operatori degli enti e i volontari per nome, mi preme però far notare come sia stata occasione di crescita professionale vedere il mondo ambientalista e il mondo venatorio lavorare allo stesso progetto e con gli stessi obiettivi. È stata una bella esperienza.